se riferimento è sempre il Barcellona. Io non. Luis Enrique, Zichichi lo chiamano davvero, lo chiamano così da subito. Insomma, è Ma io credo scherzoso. Ci siano tantissimi modi per canalizzare le motivazioni e tenere attenzione fuori Osvaldo. A canalizzare, attenzione a canalizzare, è brutta storia. Però Osvaldo fuori, veramente esporlo al pubblico in questa maniera. Osvaldo, che è il suo giocatore preferito, mi sembra voluto. Pensate, una cosa, diciamolo: Luis Enrique a un certo punto lo voleva solo. Osvaldo lo voleva solo Luis Enrique. Anche la dirigenza ha sparito tutti quei soldi. Diceva, vabbè, insomma non dico che hanno cercato di prendere qualcun altro. Questa però, mi sembra. Poi in conclusione, così ci facciamo una risata sopra, quello che è successo a seguito delle dichiarazioni di Concita De Gregorio, la quale ha rivelato, per esempio, che, ma vi rendete conto, ma che paese può essere questo? Ha detto, a un certo punto eravamo tutti d'accordo nel far vincere la Polverini perché così rinforzavamo Gianfranco in virtù di un accordo, ma di che stiamo parlando, ragazzi? Signori miei, è una roba troppo ridicola, troppo ridicola. Però persone che ne sanno molto mi dicono, mi sa che è andata proprio così, e ovviamente non faccio il nome di queste persone se no capireste subito, ma è veramente allucinante. Bene, tutto questo naturalmente continuerà dalle 16.30 in poi sotto l'egida di Patrick von Bruck all'interno di A Tutto Campo con Tonino Cagnucci, Carlo Zampa, Antonio Felici, Lazzotti, Bernabai, Marcello Micci, il grande Rino Tomasi, insomma tutto il gran parterre di opinione calcistica e non di Radio Yes. Amici, un abbraccio a tutte e tre. Arrivederci. Buona mattina. Tonino Cagnucci, Patrick von Bruck e Carlo Zampa.